Allora, sapete che se cercate una racchetta totale potete andare sulla Gravity Tour, ma se avete il minimo dubbio che vi serva un poco più di aiuto, Gravity MP può essere la risposta giusta a delle esigenze proprio di maggiore facilità. Ciao ragazzi e bentornati ad un nuovo video qui sul mio canale. Oggi siamo con Head Gravity MP in versione Oxetic, quindi la versione 2023 recentemente aggiornata. Nell'estetica, come potete vedere, bellissima, sempre diversa dai due lati, però in questo caso diciamo con un'estetica sicuramente più piacevole, per cui un primo applauso a Head va fatto per questa scelta cromatica che comunque è sicuramente più sobria, perché a me quella doppia colorazione onestamente non piaceva e anche tanti di voi mi hanno detto quella racchetta è un po' troppo caramellosa, un po' troppo colorata. Lei adesso è sobria e non ci sono più scuse dal punto di vista estetico rispetto alla scelta di questo telaio, ma sappiamo che le racchette si scelgono dal punto di vista tecnico, quindi andiamo a vedere un attimo quali sono le sue specifiche e poi andiamo a vedere come gioca. Solito piatto corde da 100 pollici, schema corde 16-20, rigidità di 61 punti e un'inerzia di 326 punti, quindi non roba da poco. Da questo punto di vista, come ho detto più volte nei commenti qui su YouTube, è una racchetta che condivide in sostanza la stessa pesantezza della sorella Gravity Tour, quindi dal punto di vista fisico non c'è una grande differenza, ma dal punto di vista pratico sì, c'è un po' di differenza tra le due. Il peso qui è di 295 grammi contro appunto i 305 della sorella Tour, con un bilanciamento a 32,5 cm, un bilanciamento appunto un po' più avanzato. Il profilo da 22 mm che la fa essere chiaramente una racchetta estremamente classica, ma appunto con questo piatto da 100 pollici che la riporta in un ambito di modernità, niente male. Sono delle specifiche che piacciono tanto e che attirano tanto. Ve la avvicino così vedete la nuova colorazione, potete ammirare che da un lato praticamente è nera con il cuore con questo bluettino in traslucenza, mentre dall'altro lato ha il cuore nero, quindi all'inverso con il piatto più colorato. Insomma, Head non rinuncia all'idea base di questa racchetta con una differenza cromatica tra un lato e l'altro, però onestamente all'inizio questa cosa non si nota, ve ne accorgete dopo un po', e quindi significa che dal punto di vista estetico è più che passabile, anzi secondo me, come detto, è bella. Portiamola in campo, ma prima di farlo ovviamente iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un grande like a tutti quanti i miei video, sia qui su YouTube sia su Instagram e TikTok, dove ovviamente vi invito a seguirmi, e anche lì lasciate sempre un like a tutti quanti i miei video e vi ringrazio sempre per il supporto. Allora, come va Gravity MP? Gravity MP in sostanza è la gemella di Gravity Tour, ma con due corde in meno, con un bilanciamento più avanzato e con un peso più basso. Cosa comporta tutto ciò? Nella Gravity Tour avevo messo in luce quali fossero le sue doti di totalità di gioco, quindi di controllo, di spin se si ricercano le rotazioni, di buona sensazione, e possiamo dire che tutto lo stesso si ritrova qui con uno spin ancora più facile, ancora più accentuato onestamente, con una maggiore uscita di palla facile rispetto appunto alla versione Tour. Ripeto, sono due racchette molto simili tra di loro, non sono tanto differenti. Quello che fa differenza è che lei è generalmente più facile della sorella Tour, e come detto hanno la stessa inerzia e qui c'è un bilanciamento di mezzo centimetro più alto, ma il tutto riporta comunque ad un ambito di gioco veramente molto simile. Se non l'avete vista la recensione di Gravity Tour, andatela a vedere, perché magari dimentico qualcosa, ma tanti ragionamenti sono simili tra le due, come anche ad esempio il feeling. Il feeling è molto simile tra le due racchette, non si può dire che una sia tanto più sensibile dell'altra. Sì, c'è qualcosa in più di Gravity Tour rispetto a lei, c'è più massa, quindi un po' più di connessione c'è, ma dal punto di vista generale parliamo praticamente della stessa racchetta. Dov'è che cambiano realmente? Cambiano realmente nel fatto che lei ha appunto una maggiore uscita di palla, un maggiore spin, e dal punto di vista concettuale, per come gioca un po' più facilmente, può andare a sostituire una profilata con chiaramente una connessione alla palla maggiore, con una tolleranza leggermente minore rispetto ad una profilata, ma ovviamente con una piacevolezza, con una classicità di impatto che le profilate non possono garantire. Quindi qui parliamo di una racchetta classica a tutti gli effetti, che può ricordare un po' il genere di una Blade da 100 pollici, ma non come Blade 100, che in realtà un po' diversa, più grossa rispetto alla sorella da 305 grammi. Qui invece abbiamo una struttura che comunque è gemella a quella della sorella maggiore, quindi un genere molto interessante. Sicuramente è una racchetta che fa tutto molto bene, ha un buon controllo, non elevatissimo rispetto alla versione precedente che avevo un po' criticato sul mio blog, non ho fatto la recensione video ma trovate la recensione scritta sul blog. Qui il plus è sicuramente il controllo, con l'introduzione dell'Oxetic sono migliorate secondo me feeling e controllo. Ha perso un po' di spinta rispetto all'ultimo modello, è meno
rigida, è un po' più morbida, d'altronde la coperta è corta, è una racchetta comunque da 295 grammi e quindi non si può avere la connessione massima e la spinta allo stesso tempo, ma si è ridotta un pochettino la spinta massima in favore chiaramente di un po' più di sensazione, cosa che io ho preferito. È salita un po' con l'inerzia però, per cui è andata un po' a compensare in questa maniera, e la racchetta non posso dire sia maneggevolissima. Quello che infatti non mi piace tantissimo di questa racchetta è che, pur essendo una 295 grammi, non è particolarmente maneggevole. Qualche volta in campo l'ho sentita un po' restare indietro rispetto a movimenti veloci che solitamente vado a ricercare con racchette più leggere, magari da portare in maniera più veloce. Mi manca un po' la semplicità di una racchetta più leggera. Per questo motivo vi dico, non considerate lei come una 295 grammi, ma consideratela più come almeno una 300-305. Questo è un po' il valore di questa racchetta in termini di gestione, in termini anche di prestazioni generali. Certo, non spinge come le 305, bilanciate a 32, perché chiaramente lì abbiamo una massa in più, però spinge più facilmente ed ha sicuramente più tolleranza, perché qui c'è un piatto da 100 pollici. In generale è una racchetta che comunque il controllo ce l'ha, ha una discreta sensazione tra le classiche, una sensazione molto buona tra le 100 pollici, sicuramente maggiore rispetto alle profilate. Non c'è, secondo me, partita con le profilate, qui si ha molta più connessione, e lei è una di quelle soluzioni che può essere appunto l'uscita dal mondo delle profilate per chi vuole provare una classica che sia almeno un po' tollerante, che conceda un po' di gioco, non dal punto di vista della maneggevolezza, perché lei, come detto, comunque è un po' mattoncino, ecco, quindi va rispettata nella sua fisicità, ma questa sua fisicità va a dare anche una buona stabilità rispetto ad un peso di 295 grammi, che farebbe pensare ad un telaio leggero, leggerino, cosa che lei assolutamente non è. Di cosa mi posso lamentare rispetto a lei? Che ovviamente ha perso un poco di spinta rispetto all'ultimo modello, però ripeto, ha guadagnato dal punto di vista del controllo non poco secondo me, e dal punto di vista del feeling di impatto, per cui è diventata più seria, un filo meno generosa, ma è sempre comunque una racchetta abbastanza generosa in uscita di palla. Quello che è migliorato chiaramente, avendo un po' più di massa, è la potenza, chiaramente a regime è più alto, però smette di essere un po' una 295 e appunto, come detto prima, si va ad avventurare in un terreno di 300-305 fatto di racchette tanto agguerrite, quindi è un po' nel mezzo. Se cercate una quasi 305, qualcosa più di 295-300, lei ci può stare, soprattutto in termini di facilità. Sicuramente lei è più facile rispetto alle racchette da 305 che sono attualmente sul mercato, e anche rispetto alla sorella Gravity Tour. Allora andiamo verso la rete, e qui devo dire la volley è molto buona, perché c'è connessione alla palla, non eccelsa ma comunque piuttosto buona, c'è un buono spin, c'è un buon controllo anche sulle volley. Non è una racchetta che al volo fa giocare in maniera rimaneggiata o ti fa andare in fretta e furia sulle volley, lei ti concede comunque un buon tempo per lavorare la palla e quindi dà buona fiducia al volo. Sicuramente non è una racchetta sensibilissima, ma è una racchetta appunto che dà un buon livello di connessione, sicuramente elevato nella categoria nella quale va a finire, cioè se la consideriamo tra i 290 e i 295, indubbiamente anche tra diverse 300, in realtà ha comunque una buona connessione con la palla. Portiamola al servizio, dove buono il colpo piatto, è sicuramente una racchetta potente, e qui voglio fare anche una nota, ha una bella risposta al servizio, perché comunque lei ha una buona uscita di palla, quindi tra servizio e risposta al servizio, diciamo, l'ho trovata molto completa. E proprio al servizio, come detto, colpo piatto molto buono, buona uscita di palla, una buona precisione, non a livello delle 18-20, ma qui abbiamo un 16-20 che fa comunque un buon lavoro, la potenza c'è e la precisione comunque non le manca. Dal punto di vista dello slice, piuttosto buona, lo slice gira piuttosto bene, non tantissimo, non quanto ad esempio una più Rairo Rafa con uno schema più aperto, una rigidità maggiore che reagisce in maniera più violenta allo spin, ma qui con un po' di tecnica comunque lo slice non è niente male, e soprattutto è filante e sostanzioso. Kick leggermente più faticoso, nella versione precedente il kick era un poco meglio dal punto di vista dello spin, lei forse ha perso qualcosina, però è un kick che comunque con tecnica e con gestione si riesce un po' a tirare fuori, non ci si può lamentare dal punto di vista del kick e né del servizio in generale. È soprattutto una racchetta molto completa, come detto anche della sorella Gravity Tour, ma lei è un filo meno completa, un poco più facile. Allora, perché comprarla e perché no? La comprerei perché è una versione leggermente facilitata di Gravity Tour, rispetto alla quale mantiene le stesse proporzioni fisiche, con però una testa leggermente più carica, quindi è un attimo più facile, un po' più automatica in uscita di palla. La comprerei per la completezza, perché comunque fa tutto piuttosto bene e non è eccessivamente pesante, è pesante in relazione al suo peso statico di 295 grammi. La comprerei per l'estetica, mi piace un casino questa racchetta dal punto di vista estetico, comunque Ed è riuscita a rinnovare questo concetto di bicolore in sostanza, ma in maniera molto più sobria. La comprerei per la tolleranza, perché comunque in questo range un telaio da 100 pollici non si trova troppo facilmente, è molto più facile trovare versioni leggere 285, 280, 290 con inerzie basse di telai da 98 pollici. Diciamo che di 100 pollici così ce ne sono veramente
veramente pochi sul mercato. Non la comprerei se cercassi una racchetta maneggevolissima, perché lei, come detto, ha un'inerzia comunque superiore ai 325 punti, siamo intorno ai 326 punti con una corda 1,20, quindi potrebbe salire ancora di più. Non la comprerei se cercassi il colpo piatto perfetto, la sorella Gravity Tour ha sicuramente più colpo piatto, ha le stesse proporzioni, per un colpo piatto migliore sicuramente Gravity Tour si comporta meglio e non è così distante dal punto di vista della gestione. Lei andrebbe preferita per un po' più di spin, un po' più di potenza facile. Bene ragazzi, lei la trovate presso tennispoint.it, mio partner, dove avete il mio codice sconto ACPFabio10, 10% di sconto su tutto il catalogo. Usate sto codice, usatelo tanto, vale su tutto il carrello e vale sempre. Per quanto riguarda me, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, lasciate un grande like a questo video e ovviamente seguitemi su Instagram e TikTok, dove vi aspetto con contenuti diversi e vi anticipo tutti i contenuti che porto qui sul canale. Non mancate e supportatemi sempre. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.